Buongiorno, io sono Renata della formaggeria Cadurock e insieme alla mia collega Cinzia 20 anni fa abbiamo iniziato questa bellissima avventura, luglio 2001. Abbiamo pensato di fare questa cosa perché venendo ad abitare in questo bellissimo posto, siamo ad Ala di Stura, c'era la necessità di inventarsi un lavoro per poter vivere qui con la famiglia. E di conseguenza, valutando diverse possibilità, quella di iniziare a produrre dei formaggi era un'idea molto bella. Di lì, da questa piccola idea, è nato tutto questo, la stalla, la formaggeria, e produciamo formaggi che negli anni sono aumentati di numero, si era partiti ovviamente con un paio di formaggi stagionati e un paio di formaggi freschi. E invece in questo momento abbiamo la produzione di 6-7 formaggi stagionati e 4-5 formaggi freschi. Sono formaggi tutti stagionali perché praticamente noi iniziamo ad avere il latte dal mese di marzo, dopo che appunto le mamme hanno figliato, e abbiamo la produzione che va avanti fino a metà del mese di novembre. Qui abbiamo una selezione di formaggi che sono giunti a stagionatura e questo è un formaggio, uno dei formaggi freschi. Questo che si chiama Savoiardo è il semistagionato che deriva dalla stagionatura di questi freschi, ha una quindicina di giorni e questa è una formaggella che è simile come lavorazione. Queste sono lavorazioni lattiche, queste sono lavorazioni pesanti. Il Chevrin, che è il nostro formaggio di punta, tra l'altro studiato e fatto con un disciplinare della comunità montana, nel senso che come disciplinare prevede la produzione come la toma delle valli di Lanzo, la differenza è fatto con il latte di capra. Abbiamo voluto mantenere quella tradizione e tra l'altro è un formaggio molto molto apprezzato. Una pasta morbida, chiara. Questo invece è il maggiorino, il tomino maggiorino, e praticamente questa è una lavorazione che facevano le persone negli anni di carestia, cioè credo dai primi anni del Novecento, dove negli alpeggi avevano pochi animali e in particolare le capre, magari ogni famiglia aveva 2 o 3 capre, vivevano in alpeggio in alto, la produzione del latte era veramente piccola, producevano 1 o 2 formaggini. Allora hanno avuto l'idea di mettere insieme più lavorazioni in modo da ottenere un formaggio un po' più grande e che asciugasse meno. È un formaggio a pasta friabile, su questo non è ancora sufficientemente stagionato, infatti vedete che è ancora un pochino fresco, e però anche lui ha delle caratteristiche, dei gusti, dei profumi particolarissimi, perché praticamente unendo più cagliate partono delle acidità diverse e il gusto cambia. Difatti noi qui abbiamo diversi tipi di formaggio, gli ingredienti sono sempre il latte, il caglio, il sale e la temperatura. La temperatura fa sì che i formaggi vengano in un modo diverso. Questa invece è una lavorazione, un semicotto che noi chiamiamo internet perché avevamo così letto una ricetta su internet. Questo nome è rimasto per un formaggio di montagna, qualche cliente ci dice non è un bel nome, però di fatto tutti lo ricordano. Questo è una lavorazione tipo la fontina, viene lavorato a 45 gradi, una forma anche questa compatta e leggermente più dolce. Scioglie un pochino, a differenza degli altri formaggi, o comunque il formaggio di capra tendenzialmente posto al caldo non scioglie per una sua particolarità, il grasso ha i grassi molto piccoli e di conseguenza non lavorano come il latte di mucca, come ancora il latte di bufala, tant'è vero che l'unica lavorazione che non si può fare sono i formaggi filati, come ad esempio la mozzarella. Questo è un blu di capra con delle muffe di Roquefort, ha necessità di più di 3 mesi di stagionatura. Ecco che inizia, questo formaggio è stato fatto 2 mesi fa, iniziano le muffettature, il profumo si può già sentire, e però appunto ancora qualche giorno di tempo da lasciarlo tranquillo in cantina in modo che dia tutto il meglio.
Questo è una lavorazione come il taleggio, che noi chiamiamo capreggio. È un formaggio che abbiamo inserito e provato lo scorso anno, molto apprezzato perché rimane molto dolce. E poi, oltre a questi formaggi, appunto, facciamo ancora degli altri freschi, facciamo un cacio ricotta, facciamo uno stracchino, poi, che non è un formaggio, ma la ricotta è anche apprezzatissima, la ricotta di capre rimane comunque dolce. Dall'anno scorso abbiamo inserito una ricotta cotta al forno, e anche questo prodotto inizia a piacere moltissimo, anche perché di ricotta se ne produce parecchio. Noi in questa zona, al di fuori dei mesi estivi, non c'è molta gente, perciò non avremmo potuto fare grandi produzioni di ricotta. Invece con la cottura possiamo mantenerla nel tempo e si riesce a fare una buona produzione, anche una buona vendita di questo tipo di ricotta. Nella nostra azienda siamo in tre, io e Cinzia, come già detto, e Paolo, che è il marito di Cinzia, che ci aiuta e ci supporta nei lavori più difficoltosi e comunque nella vendita. Noi abbiamo una vendita locale, abbiamo il punto vendita e poi facciamo tre mercati settimanali. Questa è la nostra distribuzione, e facciamo anche delle consegne a domicilio. Abbiamo la capienza di stalla di circa 80 capi, e infatti normalmente abbiamo 65 capi in lattazione. Noi tutto il latte che produciamo viene lavorato a latte crudo. È una scelta, ci piace mantenere i gusti originali, perché comunque a latte crudo, con tutti i rischi che eventualmente ci possono essere, ma sono supportati da una grande rete di analisi in collaborazione con la ASL, che da sempre ci ha supportati, perché fin dall'inizio una buona collaborazione ha dato ottimi frutti. Noi qui in azienda siamo sempre presenti, perché curando gli animali 365 giorni l'anno, se qualcuno ha piacere di venirci a trovare può farlo in qualsiasi giorno dell'anno, magari previa telefonata, anche perché il posto è bellissimo. Come dico, noi siamo ad Alla di Stura, un paese di montagna, 1200 metri, in particolare l'azienda è in località Pian della Pietra, e giornate bellissime, montagna, si sta bene, venite a trovarci.